Ciao a tutti, bentrovati, versione dark. Ma quanto è bello? Ma quanto è bello! Come per il sushi, no? Anni e anni non ho mai voluto mangiare sushi, adesso ho cominciato a mangiare sushi, non mi fermerei più. Ho sempre evitato come la peste colori come questo. Ora che ho avuto la possibilità di provarlo grazie a Smashbox Italy, perché Smashbox Italy mi ha mandato questo nuovissimo Always On Matte Lipstick. Allora, questa è una vita, ragazzi, che le voglio provare. Ero andata anche a cercarli. Mi ero fissata su un colore che poi però era sempre sold out ovunque, non l'ho mai trovato. Tuttora non si trova, si fa molta fatica. E sto parlando del Big Spender. Siccome non trovai quel colore, perché voi mi avete consigliato tantissimo, Serena, ma le Always On Lipstick di Smashbox non le hai provate? No, però ho intenzione di provarle, siccome mi ero fissata con quel colore. E poi me ne sono dimenticata, mi è andato in cavalleria con le 3000 cose cosmetiche, insomma, da provare, le varie novità uscite. Questo fa parte dei nuovi colori degli Always On, ed è il nero assoluto, si chiama Tar Pit. Adesso vi metto un mini video con l'applicazione. Sono rimasta veramente entusiasta di questo rossetto, tanto che poi sono andata a comprare un altro colore e adesso vi mostro anche quello. Che cosa hanno di particolare questi rossetti liquidi? Hanno una formulazione intanto molto molto particolare, perché vi leggo cosa contengono. Sono infusi con olio di jojoba, di albicocca e di girasole. Resistono tantissimo e hanno un applicatore di precisione. Adesso vi farò vedere, effettivamente è molto di precisione. Per quanto riguarda questo nero, ci vuole veramente mano ferma e un po' di accortezza, e ripassare anche con un pochino di correttore lungo i bordi, perché anche se l'applicatore è molto di precisione, il colore è veramente molto scuro. Se vi trema un attimo la mano, alla fine andate fuori, è veramente la fine. Anche perché si asciugano abbastanza in fretta. Allora, come state vedendo, o come avete visto già dall'applicazione del rossetto, il rossetto è veramente opaco alla prima passata. La consistenza è semi-liquida, piuttosto liquida. E per i colori scuri, il fatto che sia veramente molto molto liquido, ecco, ci vuole molta attenzione perché è un attimo sbordare. Però devo dire che l'applicatore che ora vi mostro è veramente molto preciso, è di questi a goccia che trattengono il prodotto all'interno, perché c'è una conchettina. L'applicatore è piuttosto rigido, ma comunque si flette molto bene e è leggermente angolato, di modo che vi permetta di appoggiare bene con l'angolazione giusta l'applicatore sulle labbra. Sono rimasta, ripeto, veramente molto 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 soddisfatta della tenuta, del comfort e soprattutto della tenuta all'interno della mucosa. A me tutti 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 i rossetti liquidi, ma penso un po' a tutte voi, tendono ad andare via qui al centro. Per quanto riguarda i rossetti scuri, è veramente brutto vedere lo stacco dell'interno della bocca, quindi comunque li riapplico sempre durante la giornata, ve li porto presso con me. Questa è una tenuta veramente molto alta all'interno della mia mucosa, devo dire, cosa che non è da tutti i rossetti liquidi. Comunque, con l'andare delle ore tende un pochino ad andare via qui, quindi lo riapplico. Si riapplica con facilità estrema e non fa strato. La sensazione sulle labbra è una sensazione completamente matte, non avete la sensazione di labbra appiccicose, quindi veramente il velluto sulle labbra, ed il finish è estremamente, estremamente opaco. Effetto labbra di velluto. Mi avvicino per farvi vedere, che ve lo dico a fare, fa i denti bianchissimi questo colore. E sono rimasta veramente molto contenta. Ora, siccome io andai a swatchare questi in negozio, e ricordavo una formulazione un pochino più cremosa, non liquida come questa, quindi io non so se sono stati riformulati, se la nuova collezione è un pochino più liquida come prodotto rispetto agli altri, ma sono andata a prendermi, come vi dicevo prima, un altro colore, un pochino più portabile, perché questo è stupendo. Guardate, ragazze, l'ho portato. Effettivamente qualcuno mi guardava male, ma perché non è abituato a vedere su di me un rossetto nero? Però a me piace tantissimo l'effetto noir, un po' noir, e non si discosta molto da un bordeaux molto scuro poi alla fine come effetto visivo, non so come dirvi. Comunque
Comunque lo porto con molto bronzer, insomma, piuttosto colorita, non bianca cadaverica, perché altrimenti farei un effetto un po' gotico. E invece mi piace tantissimo quando su molta terra, molto, molto fard blush, insomma, come in questo momento. Penso che la luce mi raffreddi un pochino di più di quello che poi è dal vivo, però per farvi rendere l'idea, io sono innamorata. Come avete letto nel titolo, Smashbox ha fatto uscire l'oscuro passeggero che in me. Questo è un omaggio a Dexter. Dexter è in assoluto la mia serie TV preferita. Al secondo posto c'è Six Feet Under, che è sempre con Michael C. Hall, che io adoro come attore. È veramente fra i miei preferiti, e Dexter è stata veramente la mia serie TV del cuore, assolutamente. E quindi mi sono sentita di fare un piccolo omaggio nel titolo, e passeggero oscuro, perché, cioè, guardate, è bellissimo, è. Non so come descrivere, cioè, guarda, una vita, perché, cioè, io penso tutte noi abbiamo fatto una prova con le matite nere, no? L'abbiamo fatta, no? Per vedere, ma vediamo un po' come mi sta il nero. Certo, non ha la tenuta e la prestazione, la performance di un rossetto liquido come questi, perché un rossetto normale sbaffa, insomma, oppure tende a quel grigio che non è nero puro come questo qui, e io sono rimasta veramente innamorata della formula, che adesso però vi spiego la differenza con l'altro colore che ho comprato. E innamorata del colore. Non lo so, ditemi voi, vi piace, non vi piace? Certo, non è per tutti, non è un colore per tutti. Sicuramente il colore di cui vi vado a parlare adesso attirerà un pochino più consenso di molte di voi, perché, insomma, chi mi segue, il mio pubblico, insomma, è abituato a diverse nuance, a diversi colori. Questa è un po' una cosa straordinaria, lo capisco. Però, hai visto mai che anche voi vi innamoriate del colore nero, come è successo a me? Quindi sono andata in negozio e mi sono andata a prendere quest'altro colore, che adesso vi mostro. Vi farò andare anche per questo l'applicazione. Effettivamente questa è una colorazione di quelle già uscite in precedenza. Sto parlando di Driver Seat, ed è un color cannella. Bellissimo. Che però ha una componente rosa all'interno e si nota molto di più da Allora, asciutto. Mi ero fissata col Big Spender, che è un colore bellissimo, devo dire, prima o poi lo prenderò. Non è finita qua. Non finisce qui, Big Spender, ti troverò e sarai mio. Ma questo è in assoluto un colore bellissimo e perfetto per tutti i giorni. Quasi più bello del Big Spender, ragazze. Andateli poi a vedere, ditemi un attimino cosa ne pensate. È meraviglioso. È meraviglioso, e questo è il rossetto liquido che portavo nel mio mini tutorial Get Ready With Me di Instagram, dove non vi ho detto che colore indossavo, è questo qui. Ed ora fatemi sapere che cosa pensate di questo colore. È bellissimo. Questo, come appunto mi ricordavo, è un prodotto più cremoso. Questo è bello liquido liquido e questo è un po' più cremoso. Ma assolutamente la performance è identica, precisa. Si fa meno fatica ad applicarlo, perché questo, essendo cremoso, avete più controllo del prodotto sulle labbra, quindi questo si applica un pochino più velocemente rispetto a questo, ma questo penso sia in generale il discorso dei chiari rispetto ai colori scuri. Però questo ha in più che è anche più liquido, e quindi anche lì un pochino di difficoltà. Però, ripeto, l'applicatore aiuta molto nella stesura, e quindi diciamo che è un po' come. Io mi finisco il video con il rossetto nero, perché è la fine del mondo, è la fine del mondo. Sulle labbra, come avete visto, già dalla prima passata è bello opaco. Però bisogna ripassare un pochino per avere proprio il colore pieno, eh? È già piuttosto pieno e molto soddisfacente alla prima Però passata. Più che fare una seconda passata dopo che è asciutto, vi conviene insistere. Ma insisterete comunque, perché vi serve comunque ripassare un pochino sulle varie zone per andare ad effettuare un'applicazione perfetta, ecco, diciamo così. Comunque questo è Tar Pit, e ve lo metto vicino a Driver Seat. Driver Seat è meraviglioso, è un colore da tutti i giorni. No, ma io questi rossetti comunque devo prendere un colore da portare tutti i giorni, perché effettivamente è bellissimo. Ma tutti i giorni non è da me, ecco, non sono una ragazza da rossetto nero tutti i giorni. Però, come tutte noi, abbiamo un passeggero scuro, e quindi ce
abbiamo quel giorno in cui vedete, si nota, vedi, si nota anche da bagnato con questa luce fredda che ha una componente rosa. È meraviglioso. Adesso aspetto un pochino e ve li faccio vedere da asciutti. Ed eccoli qua. I rossetti sono completamente asciutti. Aspettate che vi zoomo. Allora, il driver seat, anche se è un pochino più cremoso, ripeto, ha la stessa performance, cioè quindi durata ottima, confortevolezza estrema. A me non seccano le labbra, nessuno dei due. Nessuno dei due. Sembra quasi di non averli e se toccate sono completamente no transfer e sembra veramente di non averli. Di non averli, avete questo effetto velluto completamente opaco. Essendo un pochino più cremoso, non ho avuto comunque difficoltà nella riapplicazione, anche se andavo sopra il prodotto già presente sulle labbra. Quindi sono super, super promossi. Il driver seat l'ho pagato 23 euro e questo è veramente tutto. Io e il mio scuro passeggero vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.